Assolutamente. Elezioni regionali rush finale, siamo ormai a 2 settimane dal voto per appunto eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio regionale e quindi siamo nel vivo della competizione elettorale. Stasera 3 ospiti con noi, sempre in regime di par condicio ovviamente, avevamo invitato anche il rappresentante di Casa Pound che però non ha dato riscontro fino a questo momento, se arriva lo faremo entrare. Intanto vi presento subito gli ospiti di questa sera, il senatore Nazario Pagano, buonasera senatore, coordinatore di Forza Italia, la lista ovviamente collegata a Marco Marsilio di centrodestra. A seguire il rappresentante per la prima volta in questa trasmissione, finalmente è venuto un rappresentante del Movimento 5 Stelle che è il consigliere regionale uscente Gianluca Ranieri. E non poteva mancare, buonasera Rani, non poteva mancare il rappresentante del centro-sinistra nella persona dell'onorevole Camillo D'Alessandro che rappresenta il PD e ovviamente rappresenta la coalizione di centro-sinistra di Giovanni Legnini. E invece il consigliere regionale 5 Stelle rappresenta qui la candidata Sara Marcozzi. Cominciamo subito e cominciamo da Nazario Pagano, dal senatore Pagano. Forza Italia in questa tornata elettorale sta dando il massimo, ci sembra, dopo un primo periodo di indecisione rispetto alla scelta del candidato presidente Marco Marsilio, adesso Forza Italia entra nel vivo della campagna elettorale e addirittura arriverà Berlusconi nei prossimi giorni. Sì, sarà qui sabato all'Aquila e forse tornerà a Pescara domenica 3 febbraio, ma noi siamo tutti protesi naturalmente in questa campagna elettorale. È stato scelto il collega senatore Marco Marsilio come candidato della coalizione, si sta dimostrando un eccellente candidato, sta dimostrando di conoscere perfettamente questa terra e devo dire che in tutte le occasioni nelle quali l'ho ascoltato ed è intervenuto ha saputo raccogliere il consenso e anche le simpatie dei nostri sostenitori. Forza Italia si presenta con 4 liste circoscrizionali molto forti, competitive, gente esperta, consiglieri regionali uscenti, sindaci, amministratori locali, esponenti della società civile. Insomma, quel che Forza Italia ha sempre rappresentato, quello che intende rappresentare, cioè competenza ed esperienza. Ovviamente il tutto condito dai nostri valori consueti, soliti, cioè quelli dei valori liberali, quelli legati naturalmente a massima espansione dell'economia, quindi riduzione della pressione fiscale, aiuto alle imprese, investimenti, quindi realizzazione di opere, di infrastrutture. Il tutto naturalmente provocherà, secondo le ricette consuete dei principi e dei valori liberali, nuova occupazione, che è il motivo principale che sta a cuore agli abruzzesi, e tutti i sondaggi che abbiamo fatto fare, quando è stato chiesto agli intervistati quale fosse il vero motivo, il vero problema della loro disaffezione, dello spirito quasi di rassegnazione che purtroppo sta contraddistinguendo lo stato d'animo degli abruzzesi e che qui in Abruzzo purtroppo manca il lavoro, tutti i giovani, anche se si ottengono titoli di studio di primo ordine, sono purtroppo costretti per trovare lavoro ad andare via. E questo è lo stato d'animo nel quale vive questa regione dopo un periodo di depressione economica, di riduzione naturalmente dell'offerta lavorativa e tutti i sondaggi che noi abbiamo fatto ci dicono che gli abruzzesi sperano naturalmente in un cambiamento verso il centrodestra che noi riteniamo sia favorito per la vittoria finale. Forza Italia, penso e sono convinto che darà un contributo fondamentale per la vittoria di Marco Marsilio. Ovviamente nel merito delle proposte dei programmi elettorali ci entreremo nel corso di questa puntata. Adesso siamo
sostanzialmente ai preliminari. Allora, chiediamo al rappresentante del Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri come vede questa campagna elettorale, nel senso che il Movimento 5 Stelle va da solo, una sola lista, come è vostra consuetudine, una vostra scelta sostanzialmente, invece i vostri avversari, senza considerare Casa Pound, che pure sta in lista, però c'è il centrodestra che ha 5 liste e il centrosinistra 8 liste. Come pensate di competere se il voto è obbligatorio anche sul Presidente? Non esiste il voto disgiunto sostanzialmente. Ma il fatto che non ci sia il voto disgiunto non è il problema. Il problema eventualmente è che dalle altre parti ci sono queste due grandi ammucchiate di candidati che chiaramente creano un voto personale, una raccolta di voti capillare, diciamo così. Però noi competiamo col fatto che è un'opinione, il Movimento 5 Stelle è un voto diverso perché è un modo diverso di fare politica, quindi noi puntiamo a quelle persone che ritengono che fino adesso non si sia fatto bene, per cui non conta tanto il fatto che da una parte o dall'altra ci possano essere molti candidati, anche se chiaramente l'intenzione è di raccogliere voti tramite i candidati rispetto ai nostri competitor, ma noi crediamo che l'individuo debba essere abbastanza maturo da scegliere una posizione, non una persona specifica, che è più importante coerenza, la possibilità di rappresentare un'idea piuttosto che essere in tanti, poi ci dobbiamo mettere d'accordo e quindi non si sa che cosa viene fuori, al di là di quello che c'è scritto sul programma, perché poi si sa che se dobbiamo decidere, dobbiamo fare gli equilibristi tra diverse posizioni, diventa complicato poi portare avanti un programma che si era deciso inizialmente. Ma questo ce l'ho, cioè, la prova dei fatti, di solito quando si va tutti insieme dopo 20 giorni nemmeno si comincia a litigare, già dalle assegnazioni degli assessori. Un mese fa o anche di più si parlava di un possibile accordo Lega Movimento 5 Stelle, non c'è mai stato, non c'è mai stato e non ci sarà. Però ci saremmo augurati che la Lega andasse da sola, essendo un partito che in questo momento raccoglie il consenso della popolazione, quel consenso poi si esprime se vai solo, cioè se riesci a portare quelle idee che ti hanno portato ad avere quel consenso. Se vai nel gruppo, cioè chi voterà Lega non voterà Lega, voterà la coalizione di centrodestra. La coalizione di centrodestra tra l'altro non è neanche guidata da un presidente della Lega, quindi voterà un presidente che è di Fratelli d'Italia. Non entro nel merito del presidente. Fa parte di una ripartizione, diciamo così, tra virgolette, nazionale. Ma senso. Tocca a te, la tocca a me. Non vuol dire niente, tocca a chi ha il consenso, non tocca a me o tocca a te. Certo. Onorevole D'Alessandro, intanto il centro-sinistra si presenta con 8 liste, quindi da un punto di vista strettamente numerico, se i candidati portano voti, vanno questi voti tutti al candidato presidente Giovanni Legnini. Ma però voi scontate una circostanza, cioè c'è un giudizio, diciamo, non positivo sull'operato dell'ultima amministrazione regionale di Luciano D'Alfonso. Ecco, che risponde a chi critica l'amministrazione regionale degli ultimi anni? Ma intanto lei ha citato fonti che esprimono un giudizio negativo sulla base di che lei ha detto questo? Sulla base di quale sensazione? Forse della sua sensazione? No, non è mia. Raccogliamo il giudizio. Prendendo per buono anche. No, guardi, la interrompo un attimo perché mi piace. Prendendo per buono anche. Ma lo stesso Legnini, voglio dire, in qualche modo ha preso le distanze. Il presidente Legnini non ha preso le distanze. Il presidente Legnini ha detto altro e ha detto giustamente altro. Ha detto: io porterò avanti tutto ciò che di buono è stato fatto, modificherò ciò che non mi convince del lavoro di questi 5 anni e lo fa nella sua assoluta indipendenza. Più che altro gli abruzzesi che non si esprimono sul giudizio della giunta o meno uscente, ma si esprimono su altro. Per esempio, dal 1970 esiste la regione Abruzzo. Non è mai accaduto nella regione Abruzzo che una coalizione candidasse un non abruzzese. I cittadini devono sapere che mai nessuno ha usato tanto.
Una coalizione di centrodestra non ha avuto la possibilità, la capacità, neanche un nome abruzzese da candidare in Abruzzo. Hanno candidato un illustre sconosciuto, tal Marsiglio, eletto nel consiglio di quartiere a Roma, eletto nel consiglio comunale a Roma, eletto due volte parlamentare nella regione Lazio, non è mai venuto in Abruzzo, non sa nulla dell'Abruzzo e nei suoi interventi ha confuso Passo Lanciano con la città di Lanciano. Si è fatto fotografare con gli arrosticini messi dentro una graticola, insomma, neanche come li cuociamo noi in Abruzzo. Allora la domanda è: perché si è arrivati a tanto? Perché hanno spartito, come faceva la vecchia politica, tra Roma e Milano il candidato presidente abruzzese, che almeno ci si augurava spetta a Fratelli d'Italia, può capitare in una coalizione, ma che sia un abruzzese. Ci hanno imposto uno di Roma, con tutte le conseguenze che poi dirò, secondo me, che cosa significa laddove Marsiglio dovesse diventare presidente. Cosa che io non ritengo, perché da quest'altra parte è accaduta una cosa straordinaria. Il presidente Legnini, che ha un curriculum da abruzzese d'eccezione, parte da un piccolo comune della provincia di Chieti come sindaco, giovanissimo, di Roccamontepiano, diventa parlamentare, diventa sottosegretario di Stato, diventa il vice di Mattarella alla guida del Consiglio Superiore della Magistratura. Un abruzzese illustre che conosce i problemi, che li ha affrontati, che è stato sempre sul territorio. Lui ha lanciato una sfida, ha detto: la mia disponibilità per l'Abruzzo c'è, a condizione che si verifichi non l'ammucchiata, ma che si verifichi la partecipazione dei cittadini dentro contenitori civici che affiancano il Partito Democratico. Ed è vero che questo è accaduto. La coalizione di centrodestra si presenta come una somma di partiti, noi ci presentiamo con un grande civismo dove c'è il PD, con il simbolo del PD, e vedremo quanto raccoglieranno i partiti e il Partito Democratico. Io sono convinto che sarà il primo partito della coalizione e che porterà uno straordinario contributo alla vittoria finale, e sono saltati tutti sondaggi, perché nei sondaggi prima dell'ascesa in campo di Legnini con le 8 liste si faceva la domanda a chi voti, centrodestra o centrosinistra, o 5 Stelle chiaramente, intendendo gli attuali schieramenti tradizionali. Qui è accaduta un'altra cosa, qui c'è tutto un altro mondo, tant'è vero che ogni giorno accade che un esponente del centrodestra dica: non seguo il centrodestra, voto un abruzzese, voto Legnini. L'ultimo in ordine di tempo, proprio uno che ha militato, milita da Fratelli d'Italia e la Lega, Benigno D'Orazio, ha dichiarato urbi et orbi che non cambia partito, non cambia coalizione, tornerà all'Europea a votare centrodestra, ma in Abruzzo vota l'Abruzzo. E questo le posso garantire che lo fanno in tanti in Abruzzo, perché gli abruzzesi non sono cittadini di Fontamara, dove poter praticare ogni prepotenza. Lei mi ha bruciato la domanda che volevo fare a Nazario Pagano. Intanto deve replicare ovviamente a quello che diceva il rappresentante del Partito Democratico e del centro-sinistra. Ci sono stati un po' di trasfughi che sono andati dalla centrodestra al centro-sinistra, alcuni anche ultimamente, in più proprio, ha fatto un nome, l'ha fatto l'onorevole, qualche altro se n'è andato. Vogliamo parlare di colui che si era candidato presidente, si era proposto candidato presidente con il centro-destra, Di Stefano? Non si è candidato, però partecipa alle iniziative. Non condivido questa. Di Legnini. E comunque volevo completare la domanda, poi lei ha il tempo per rispondere. La domanda che volevo completare è questa: un rappresentante della coalizione di centrodestra, seppur rappresenta una lista, data dai sondaggi non molto forte, quella della Democrazia Cristiana e di altri, Gianfranco Rodondi, ha parlato di possibili inciuci tra Lega e Movimento 5 Stelle, laddove il Movimento 5 Stelle, la Lega accetta un candidato debole per l'Abruzzo e va da sola, non so in quale altre regioni, ma i 5 Stelle ovviamente per favorire i 5 Stelle. Questo inciucio secondo lei c'è o non c'è? Allora, intanto devo purtroppo lamentarmi del collega del PD, d'Alessandro, il quale, al contrario di me, che cerco di parlare bene dei nostri, ma in particolar modo il nostro programma e le cose che vogliamo fare, senza concentrarmi sugli altri,
Però parte con questa solita ondata di accuse verso gli avversari. Io credo che la gente sia un po' stufa di questo modo di fare. Questa storia, evidentemente, hanno pochi argomenti. La verità è che attaccare Marsilio, che ha totalmente sangue abruzzese, perché entrambi i genitori sono di Tocco Casario, vivono in Abruzzo a Tocco Casario, lui ha sempre trascorso le sue vacanze, il suo tempo libero, conosce l'Abruzzo perfettamente, addirittura si ipotizzava che venisse candidato anche alle elezioni politiche qui in Abruzzo, proprio perché lui si sente abruzzese ed è la ragione per la quale è stato egli a chiedere di essere candidato in Abruzzo, e devo dire che una sua conoscenza sempre più approfondita dimostra che lui è abruzzese in tutto e per tutto. Quindi questa storia nella quale tra l'altro proprio il centrosinistra candidò Ottaviano Del Turco, che sì, è nato a Collelongo, però viveva, ha sempre vissuto a Roma, ci vive tuttora, ma non ci siamo neanche lontanamente sognati di dire che Ottaviano Del Turco, che poi purtroppo è rimasto coinvolto in una vicenda che voglio dire lascia ancora ampi spazi di dubbio, e quindi lo vedo anche con simpatia umana, devo ammettere, però mai nessuno si è sognato di buttare tutto questo fango addosso come sta facendo il collega, e soprattutto come sta facendo la sua parte politica e anche la candidata del Movimento 5 Stelle. Evidentemente non hanno argomenti. La questione della Lega che abbia un inciucio al Movimento 5 Stelle, in pratica l'ha già detto qui il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, non ha senso, perché loro auspicavano ovviamente, nella speranza di sola. Vincere, che andasse da sola facendo un assist a loro, sostanzialmente è anche abbastanza infantile come strategia, però è ovvio che questa cosa proprio non ha ragione d'essere, per una ragione semplice: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia governano insieme da molti anni e lo fanno tuttora in tantissime regioni italiane, in particolare in quelle più popolose e più ricche, che sono il Nord Italia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, da poco anche in Sicilia, in Molise. Quindi l'idea che si dovesse rompere solo perché pro tempore la Lega abbia fatto una, a mio giudizio, scellerata associazione con governativa col Movimento 5 Stelle, ovviamente non ha alcun senso. Sul territorio la Lega è sempre stata al fianco di Forza Italia, quindi ovviamente le idee abbastanza stravaganti, diciamo, del collega Gianfranco Rotondi non le condivido, anzi penso che non avrebbe neanche dovuto dirle queste cose per non generare dubbi. A dire il vero, lui ha risposto a una mia provocazione quando ho detto il giudizio non positivo sulla giunta uscente. Voglio dire questo, purtroppo caro Camillo, caro D'Alessandro, al di là di come vi state sperticando per cercare di far credere, questa ammucchiata purtroppo è l'ammucchiata stile D'Alfonso, quella che fece esattamente 5 anni fa. C'è un sistema, l'ha detto in parte anche il collega, avete perso. Un sistema. Avevamo il vento contro, come adesso il vento contro ce l'avete voi. Quello che è il momento del centrosinistra, è il momento del 40% di Matteo Renzi, degli 80 euro, era appena diventato Presidente del Consiglio, avevano il vento in poppa, in più hanno messo in campo anche, voglio dire, non sapevano più chi candidare, 6, 7, 8 liste, allora come adesso hanno fatto candidare di tutto. Io ho sentito amici di mia moglie, anche amici personali, cui hanno chiesto per cortesia mettiti in lista, stiamo mettendo, perché la sensazione è che questa riduzione di consenso verso il centro-sinistra, tutti i sondaggi dicono che, in questo quindi avvaloro quel che dico, che la giunta D'Alfonso è una giunta che ha il peggior consenso di sempre. Secondo il sondaggio ho fatto commissionare io a Tecne, è venuto fuori che l'85%, non ti ho interrotto, dopo ovviamente replica lui, prima. Non il 55, il 60, l'85% degli abruzzesi ritiene che D'Alfonso abbia fatto malissimo e che sia il male assoluto per l'Abruzzo. Questo c'è, ed è la ragione per la quale Giovanni Legnini, giustamente lo capisco, stia facendo di tutto per smarcarsi. Però la verità è che non è possibile smarcarsi da un centrosinistra che quello era e quello sarà. I candidati che sono usciti fuori nelle liste che sostengono Legnini sono gli stessi uscenti del governo di D'Alfonso, gli assessori, i consiglieri regionali, sempre gli stessi. Invece, e qui concludo, per quanto riguarda la storia che gente di centrodestra va a sinistra, ma chi? Benigno D'Orazio, ma voglio dirti, ma piuttosto abbiamo un problema inverso.
Abbiamo gente che dal centro-sinistra si voleva o si vuole candidare col centro-destra e, come è notorio, ci sono state delle polemiche perché all'interno del centro-destra non vi era gradimento ad avere dei trasformisti voltagabbana, c'è stato quindi un problema a non accoglierli nel centro-destra. Le posso assicurare che è l'esatto contrario di quello che lei ha detto poco fa. Quindi io smentisco categoricamente che ci sia una fuga dal centro-destra verso sinistra, è esattamente l'opposto. Il caso eclatante però è quello di Di Stefano. Ma Di Stefano mica ha dichiarato che vota Regnini. Di Stefano non ha detto semplicemente dichiarato. Ci ho provato a farmi candidare dal centro-destra. Partecipa a delle iniziative di Regnini. Ma beh, è venuto pure, è stato visto, ho le fotografie se vuole, alla partecipazione della presentazione del candidato Luca Conti. Non volevo fare il nome di un candidato, ma visto che lei mi strappa, che è un candidato di Forza Italia, ho visto le foto, era presente. Quindi voglio dire, lui in questo momento non si è più candidato, quindi non è un candidato. Non ha dichiarato, le ho lette le sue dichiarazioni, non ha dichiarato che sostiene Legnini, ha dichiarato che lui non sostiene nessuno, questa è la verità. Quindi, in tutta sincerità, mi devi rispondere e poi andiamo oltre, perché non avete voluto, Forza Italia in particolare non ha voluto Di Stefano candidato? Ma non è vero che Forza Italia non ha voluto, quando la Lega Di Stefano, a un certo punto, allora, era quasi d'accordo. Di Stefano, a mio giudizio, ha sbagliato strategia, perché quando vi è una coalizione così consolidata qual è quella del centrodestra storica, cioè Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, è una coalizione che esiste non da adesso, da tempo, non è una ammucchiata tipo quella che hanno fatto a sinistra, è una coalizione che esiste, va bene? E non si è presentata alle politiche in questo modo qua, con lo stesso programma. Benissimo, allora Di Stefano, per ragioni sue, per una strategia sua, ha ritenuto di smarcarsi dai partiti e di presentarsi esternamente ai partiti. Questa è stata una tecnica sbagliata, non è che Forza Italia portava il proprio candidato, sarebbe potuto, poteva anche essere lui se non si fosse smarcato da Forza Italia, è stato lui che è uscito di scena, quindi è divenuto improvvisamente, non era più il candidato né di Lega, né di Forza Italia, né di Fratelli d'Italia, nessun veto nei confronti di Stefano. Perfetto. Smentisco categoricamente. Andiamo a Gianluca Ranieri, Movimento 5 Stelle, insomma. Qui i due litiganti, tra i due litiganti il terzo potrebbe godere. Questa potrebbe essere la speranza. è la speranza, ma avete concretamente dei dati, dei sondaggi e che dicono? Vabbè, no, noi voi non credete ai sondaggi, esatto. So questo. Noi in genere non diamo retta ai sondaggi. Noi crediamo che, chiaramente poi dei sondaggi li leggiamo, li commissioniamo anche. Ma crediamo che assolutamente ce la possiamo fare, che siamo anche un po' avanti. Lei è stato consigliere regionale, non si è ricandidato, se vuole ci dice per quale motivo, se sta nella sua scelta. Non è necessario, ma in questa sede. Il Movimento 5 Stelle è una domanda, se volete, anche ironica, ma come giudica l'amministrazione di Alfonso? Allora, diciamo che sarebbe troppo facile per me dire che la giudichiamo un disastro, però al di là del disastro, prima il collega diceva che Legnini ha fatto un insieme di liste civiche. Il collega D'Alessandro. Sì, sì, sì. Lo chiamo collega perché prima era in consiglio regionale. Poi ma non è uno che ci tiene ai titoli, ci vede subito. Allora, dicevamo, lui diceva che Legnini è andato recuperando il civismo, però come ha detto il senatore Pagano, il civismo dov'è se tutti quelli che sono nelle liste sono ex, la maggior parte, diciamo, i big delle liste di Legnini sono gli ex della giunta d'Alfonso. Però io potrei dire la stessa cosa delle liste fatte dal centrodestra. Cioè qui siamo al paradosso che chi i disastri li ha fatti, mo ce li vuole risolvere. Però per dovere di cronaca devo sottolineare che Legnini parla di coalizione civico-democratica. Ma è vero che c'è pure per carità, per cioè, carità. In qualche modo Legnini sta cercando di per carità, ma ci ritroveremo, ma noi ci ritroveremo dentro il consiglio regionale, se dovesse vincere Legnini, esattamente le stesse persone che c'erano prima. Per quanto riguarda il centrodestra non lo so, anche se la Lega, che dovrebbe essere la novità, perché poi la Lega è che traina tutto il centrodestra, non ci prendiamo in giro, e che dovrebbe essere la novità, in realtà ha raccolto tutto quello che c'era prima, cioè ha ripreso un po' da tutti i partiti di centrodestra, ha preso i suoi candidati. Quindi io mi chiedo, ma di che stiamo a parlare? Cioè, non è più semplice il nostro modello? Cioè, noi portiamo una lista, un programma, quando saremo lì saremo noi. Siamo evidentemente un'altra cosa, quindi mi aspetterei che voglio dire, si facesse una scelta di campo. Peraltro, voglio dire, noi qui abbiamo recentissimamente, ormai si parla tantissimo di reddito di cittadinanza. Io mi trovo con due colleghi, di nuovo,
le cui coalizioni stanno promuovendo un referendum per eliminarlo. È la novità del momento. Vogliono modificarlo, non eliminarlo, a dire il vero. Onorevole D'Alessandro, intanto la replica credo sì, a Nazario Pagano, poi vorremmo entrare un po' nel merito del programma. Bene, faccio velocissimo e replico a Nazario Pagano con le parole di Nazario Pagano, perché sennò altrimenti sembra che io sono un marziano e che il dibattito sulla inopportunità di candidare uno che non sa nulla dell'Abruzzo me la sia inventata io. Nulla dice Pagano, eccolo qui, no? Dice Pagano qualche tempo fa, qualche settimana fa. Riporto un'agenzia. Sì, sì, nulla di personale sulla figura di Marsiglio, ma non possiamo perdere la grande occasione che ci si pone davanti promuovendo agli abruzzesi un non abruzzese. Esattamente quello che ho detto io. Prima della decisione finale. Prima della decisione. Okay. Per quanto siano salde le sue radici, come dice, alla nostra regione, dove sono nati i suoi genitori, lui dell'Abruzzo sa poco o nulla. Queste sono le dichiarazioni di Pagano, se le vado a riprendere le dico pure esattamente la data, e cioè il primo dicembre del 2018. Ora che dal primo dicembre sta sul sito di Rete 8 e però c'è una smentita in diretta qui di Pagano. Non c'è nessuna smentita, perché Nazario Pagano tutto può pensare, tranne che viene a prendere in giro i telespettatori e a me. Questo è il sito dove l'ha detto e queste sono le agenzie, e se vuole ce n'è un'altra ancora e gliele leggo tutte, perché sono venuto preparato con le dichiarazioni dei rappresentanti del centro-destra che giustamente rivendicavano allora il diritto degli abruzzesi di farsi governare da un abruzzese. Hanno fatto una battaglia, Forza Italia ha fatto una battaglia, se volete ricordo anche le dichiarazioni dell'onorevole Martino, hanno fatto una battaglia, l'hanno persa, ora però all'Abruzzo ci hanno catapultato uno che non sa nulla dell'Abruzzo, come ha dichiarato l'onorevole il senatore Nazario Pagano. Onorevole Alessandro, però se ammesso che quelle dichiarazioni esistano, ammesso. No, no, le dichiarazioni esistono. Ma fanno parte di un contesto nel quale c'è la classica contrattazione, no? Sì, ma vi perdono. Ci sa, il momento in cui si discute. Ma figuriamoci se non lo capisco. Poi la sintesi. Figuriamoci se non lo capisco. Di fatto che dal dicembre a gennaio uno che non sa nulla dell'Abruzzo non è che se l'è imparato in un mese. Quindi hanno candidato uno che non sa nulla dell'Abruzzo, e con queste frasi noi ci faremo i manifesti in tutta la regione Abruzzo. Glielo anticipo, perché gli abruzzesi devono sapere che dietro i simboli dei partiti del centrodestra c'è un pacco, cioè il candidato presidente che non sa nulla dell'Abruzzo, come dichiarato dal senatore segretario regionale di Forza Italia. Detto questo, perché è importante che si sappia? E perché era importante un uomo autorevole abruzzese come Giovanni Legnini, che ha costruito un campo largo che diventerà un modello a livello nazionale per andare oltre gli steccati, nel caso di specie, del centro-sinistra? Perché è chiaro che se tu c'hai un autorevole, lui le decisioni le prende in Abruzzo. Se tu c'hai uno catapultato da Roma, le decisioni sull'Abruzzo si prendono a Roma. E se vuole le faccio gli esempi di che cosa si rischia dietro la candidatura di Marsiglio qualora diventasse presidente. Se ne vuole ne faccio un esempio. Uno solo, ce ne faccio uno solo, ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Tutti sanno che la città di Roma, anche grazie e soprattutto grazie alla gestione della Raggi a Roma, è invasa da rifiuti. È due volte che Roma città ci chiede, e Roma città, noi andiamo tutti i giorni a Roma, se vieni qualche volta lo vedrai, che Roma città... Che Roma città ha bisogno di discariche vicine. Perché non ha dato fuoco alla discarica? Roma in Abruzzo. Perché sono dato fuoco alla discarica? Scusa, è caduto questo. No, hanno bisogno di discariche vicine. Io credo che ne vedremo delle belle. L'immondizia di Roma in Abruzzo. Con un romano che vive a Roma e con il comune di Roma, che è stato consigliere comunale di Roma, che chiederà la disponibilità per venire a portare i rifiuti di Roma in Abruzzo. Questo vale tanto per Marsiglio quanto per la Marcozzi, perché è totalmente sdraiata rispetto all'esigenza principale di tutelare la Raggi. Noi abbiamo bisogno di un presidente autonomo, autorevole, e solo Legnini in questa partita lo è. Benissimo, poi replicherà ovviamente Nazario Pagano. Dobbiamo fermarci, pubblicità. Se
Seconda parte di Moby Dick, elezioni regionali a rush finale, un dibattito acceso fino a questo momento. Nazario Pagano deve replicare ancora questa accusa che proviene dal centro-sinistra di aver candidato un presidente che non è abruzzese. Allora, questa cosa l'unico, sostanzialmente l'unico argomento sul quale la Marcozzi e, devo dire, non tanto Legnini quanto i suoi sostenitori come D'Alessandro riescono a trovare è che Marco Marsilio non è abruzzese, e si attaccano anche a dichiarazioni ormai datate che fanno, tra l'altro, ovviamente modificate dal giornalista del momento, col quale vorrebbero affibbiare a me parole mai dette. È ovvio che finché non è stato scelto il candidato di Fratelli d'Italia, il rappresentante di Forza Italia spingesse e stimolasse per un proprio candidato. Fa parte della legittima della trattativa. È evidente che Marco Marsilio non è nato in Abruzzo, non l'ha mai negato, però non ho mai affermato, come è stato scritto da qualcuno, che non ne sa nulla dell'Abruzzo, per la semplice ragione non avrei potuto dirlo perché non lo sapevo. Oggi devo dire, visto che le cose... voglio dire, sto seguendo la sua campagna elettorale, le cose ovviamente sono a me più chiare, più note. Marco Marsilio dimostra di essere un profondo conoscitore di questa regione e ne ho ormai le prove, perché sto seguendo la sua campagna elettorale dovunque lui è presente sul territorio abruzzese, dimostra di conoscere il territorio e anche i problemi. Avrà studiato bene in questo periodo? Dice l'accusa più evidentemente grave, però, sì, che il candidato presidente Marsilio ubbidirebbe agli ordini romani. Ma questa è un'altra sciocchezza inaudita. Marco Marsilio, se viene eletto, come tutti quanti noi di centrodestra ci auguriamo, sarà una svolta positiva per questa regione. Tra l'altro è una persona non solo competente, non solo esperta, perché, come è stato ricordato, fa politica da tanti anni, e fare politica da anni non è un fattore di per sé negativo ma solo positivo, e non può che essere sostenuto da una maggioranza che ha a cuore ovviamente gli interessi di questa regione. Ma lei pensa che un presidente di regione possa fare come ha fatto in questi anni Luciano D'Alfonso, cioè come se fosse un dittatore? Marco Marsilio sarà un presidente democratico di un gruppo che lo sostiene, del quale ovviamente deve tener conto, anche se lui, e non lo credo, dovesse avere idee diverse. Ma figuriamoci, lui viene a fare il presidente della regione Abruzzo per risolvere i problemi di Roma. Cioè, è una cosa, anche soltanto affermarla fa persino ridere, no? Quindi che si cerchino argomenti migliori, e soprattutto si cerchi, piuttosto che di buttare assurdo fango addosso agli altri su cose inesistenti, si faccia di tutto per spiegare cosa volete fare per cambiare, per creare discontinuità rispetto ad una regione che ha fatto solo disastri. Questo è il tema, non avete argomenti per dire, perché è ovvio, come è stato affermato anche dal collega qui dei 5 Stelle, è ovvio che saranno gli stessi a riproporsi e gli stessi ad essere eletti, perché sono quelli che hanno più voti di preferenza. Quelli che sono usciti rientreranno, non ci sarà più presidente Luciano D'Alfonso, ci sarà Legnini, sarà migliore, per l'amor di Dio, però alla fine la squadra quella è, quindi non vi sarà una continuità. E voglio ricordare al collega D'Alessandro che in questa regione c'è sempre stato ogni volta che si è rivotato c'è stato comunque un cambio fra centrodestra e centrosinistra. E non a caso, perché oggi effettivamente non è semplice governare, lo stanno capendo anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che hanno i loro sondaggi, ormai il loro consenso che sta calando a picco, perché quando si governa purtroppo si sconta una cosa, e fare affermazioni, cercare di colpire la pancia della gente e dire sempre contro, sempre male degli altri. Poi quando sei tu ad avere la gestione della cosa pubblica, allora ecco lì bisogna andare a risolvere i problemi della gente. Quando non si risolvono, la gente si stufa. In questi anni in Abruzzo purtroppo tutto ciò che è stato fatto dal centro-sinistra è apparso disastroso, tutti gli indici economici sono crollati, tutte le infrastrutture non sono state realizzate, i posti di lavoro, che diceva porterò 100.000 posti di lavoro, i posti di lavoro sono crollati, i giovani vanno via, è un disastro totale. È ovvio che la gente vuole cambiare, ci sarà il cambiamento non può che essere sul centro-destra.
Perfetto, io vorrei passare a questo punto a parlare un po' di programmi. Cominciamo con il rappresentante del Movimento 5 Stelle. In campo nazionale avete definito rivoluzionario il reddito di cittadinanza e dall'altra parte la Lega rivoluzionaria quota 100, la famosa quota 100. In caso di vittoria di Sara Barcozzi, che si devono, scusi, in Abruzzo, che si devono aspettare gli abruzzesi? Quale rivoluzione? Sì, allora, innanzitutto mi preme dire una cosa che riguarda sempre il programma. Prima Camillo Alessandro ha detto che Roma, se dovessimo vincere noi, trasporterebbe i suoi rifiuti da noi. Roma. Ecco. Io, è appena il caso di ricordare che il piano di gestione dei rifiuti regionale, appena poco tempo fa approvato dalla maggioranza di centrosinistra, era un piano che richiamava rifiuti in Abruzzo, perché sono state aumentate tutte le capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti abruzzesi. Tanto è vero che già da prima, per quanto riguarda l'impianto di Aielli, si era chiesti noi i rifiuti a Roma, perché tutte le regioni hanno la possibilità di accogliere eventuali rifiuti di Roma in eccesso, ma noi li abbiamo chiesti. Perché? Perché avendo aumentato le capacità, gli stabilimenti hanno bisogno di quei rifiuti, perché sono moneta, sono soldi. Moneta, ed è anche un fatto di solidarietà rispetto a questo. Lo è sicuramente, però non è che dobbiamo per forza farlo noi, certo. Possono farlo tutte le regioni, ma noi abbiamo inteso farlo in passato perché erano soldi, era la possibilità di mantenere anche i livelli di occupazione. Oggi invece Roma sta per diventare autonoma dal punto di vista del trattamento dei rifiuti, era lì l'autonomia di Roma. Se non ci fossero stati degli atti di sabotaggio, tra cui proprio l'incendio di una grande discarica, e quindi ci siamo trovati, cioè si è trovata l'amministrazione di Roma in quel momento a non avere la possibilità di trattare quei rifiuti. Roma che nel frattempo ha già dato la possibilità a quasi 1 milione di cittadini, non proprio, di trattare, cioè di differenziare le proprie immondizie. Quindi io credo che per quanto riguarda i rifiuti a Roma si sta lavorando benissimo. Poi esclude questa ipotesi. Poi che, cioè Sara Barcozzi non sarà telecomandata da Roma. Assolutamente no. E peraltro questo procedere sui rifiuti è la prima volta che si fa, cioè la prima volta che a Roma si differenzia l'immondizia. La prima volta. Mentre il trattamento dell'immondizia, la differenziazione dell'immondizia per trasformarla in risorse anche, è una cosa che dovremmo fare da quel dì. A Roma, che è una delle più grandi produttrici di immondizia d'Italia, non si era mai fatta, lo stiamo facendo noi. Quindi questo tanto per dire. Per quanto riguarda i nostri programmi, prima il senatore Pagano diceva, la crescita economica crea occupazione. No? Non è vero. Non è un dato di fatto, non sempre la crescita economica crea occupazione, perché in un mondo che procede tecnologicamente, e questo bisognerebbe anche andarlo, cioè si può verificare facilmente ed è il pensiero della maggior parte degli economisti. Ma se non cresce il PIL non cresce l'occupazione. Ma non è affatto vero, perché ci siamo fermati a Keynes, cioè ci siamo fermati a Keynes, invece dobbiamo studiare un po' di più, cioè dobbiamo studiare altri economisti tipo Amartya Sen. E come pensate di creare nuovi posti di lavoro? Allora? Si fa, la crescita dell'occupazione non si fa aumentando il PIL regionale, si fa creando economia locale, che sono due cose molto diverse. Se domani ci ammaliamo tutti quanti, tutti compriamo medicine e il PIL cresce. Cresce per caso l'occupazione? No. Questo è un caso limite. È un caso limite. No, questa è la realtà. Questa è la realtà. Non è realistico. È realistico. Bisogna studiare. Bisogna saperle. Bisogna saperle. Se non si conosce l'economia moderna, come si fa a parlare di programmi? Se il mio collega non la conosce l'economia moderna e mi dice che la crescita produce occupazione, noi dobbiamo lavorare. Ho preso bene. Lei dice le piccole aziende devono crescere e devono creare occupazione. Ma anche quello è questo. Non è questo. Bisogna creare economia locale. Allora, facciamo capire agli spettatori come si può creare come i 5 Stelle pensano di aumentare. Si utilizzano le risorse locali. Tutti, per esempio, si riempiono la bocca del turismo. No? In Abruzzo ci riempiamo tutti la bocca del turismo. Tutti diciamo che il turismo è il nostro oro verde. Falso, perché al momento il turismo in Abruzzo non esiste. Noi abbiamo il 2,2% del PIL nazionale. Facciamo lo 0,4% del PIL del turismo nazionale. Dovremmo fare il 2,2%. Facciamolo 0,4, significa che il turismo in Abruzzo non esiste. Perché non esiste? Perché non c'è la possibilità, non ci sono le strade, non ci sono i trasporti. Noi abbiamo devastato quelle che erano le infrastrutture che ci avrebbero permesso una crescita in alcuni settori. Non ce l'abbiamo più. Quindi nei nostri programmi c'è
rimettere in sesto le infrastrutture, per esempio le strade. Le strade sono, lo vediamo tutti, no? In che condizioni stanno le nostre strade? Quindi, anche quello è lavoro, anche quello, anche quello sicuramente è lavoro, anche certo. Quello sicuramente è lavoro, ma non è che aumenta il PIL, aumenta l'occupazione, non è vero. Approfondiamo poi nel giro successivo. Invece il centro-sinistra, onorevole, quali sono le priorità del programma del centro-sinistra in caso di vittoria di Giovanni Legnini? Beh, noi dobbiamo calare il programma del presidente Legnini alla realtà vera, non quella propagandata da chi, per esempio, come Nazario Pagano, ha governato la regione lasciando veramente disastri, tant'è che vinse D'Alfonso con quella grande percentuale. Però io non voglio rincorrere il passato, ma non sfuggo al recente, nel senso che non è che ho imbarazzo, anzi io rivendico uno straordinario lavoro mai visto prima d'ora in regione, innanzitutto nella capacità di reperire risorse finanziarie mai arrivate in Abruzzo. Poi può scattare simpatia, antipatia per il presidente, ma il dato di fatto è che la più grande massa di risorse finanziarie nella nostra regione per finanziare strumenti che hanno dato vita a cantieri, per esempio la Fondo Valle Sangro, opera che da 40 anni si aspettava, per esempio gli interventi sui porti abruzzesi, la rottura della diga foranea a Pescara, non è che l'ha fatta Nazario Pagano o Chiodi quando c'era allora, non è che la Fondo Valle Sangro si è fatta allora, si è fatta ad oggi perché noi abbiamo realizzato la più grande massa finanziaria disponibile e che sarà disponibile a chiunque andrà a vincere alle elezioni. Tant'è che il PIL, ieri è stato pubblicato il rapporto del PIL, dal 2008-2014 meno 7,2, poi si va più 0,3, più 0,2, al 17 più 1,2. I numeri non convincono i cittadini, però ciò che devono convincere i cittadini è un'altra cosa, esattamente quello che ha detto il mio collega che mi ha preceduto. Ed è il più grande spot per fare in modo che nessun abruzzese possa mai votare 5 Stelle. Perché se... Lo avete capito che ha detto, sì, cioè lui dice non è vero che bisogna crescere, non è vero che bisogna crescere l'economia, perché l'economia, se cresce l'economia, dunque il PIL, non cresce l'occupazione. Ora, io capisco che non sono concetti diciamo molto difficili perché non sono tecnici. Se cresce l'economia, cresce l'occupazione. Se cresce Falso. Quello che dicono loro, la decrescita Falso. Felice, mandano a casa Falso. I cittadini, perché dietro che c'è? C'è il disegno di dover dare ai cittadini qualche soldino, come si getta un'elemosina, e non creare le condizioni perché quei cittadini trovino occupazione e lavoro, ma l'occupazione e il lavoro si trova se fai le infrastrutture. Perfetto, non le strade, le infrastrutture. Le infrastrutture significa porto, significa allungamento dell'aeroporto, significa prolungamento del binario ferroviario, per esempio degli spunti programmatici fino all'aeroporto, significa ulteriori interventi sui porti, significa la velocizzazione del tratto ferroviario Roma-Pescara, per il quale il governo, per esempio il ministro Toninelli, non sappiamo nulla. Noi abbiamo ridotto semplicemente con qualche intervento sul tracciato ferroviario di mezz'ora, ma stiamo ancora a tempi biblici preunitari. Lo facciamo la velocizzazione del tratto Roma-Pescara, sì o no? Questo ci deve dire uno che sta governando, per esempio Toninelli. Per esempio gli abruzzesi vorrebbero sentirsi dire questo, ma non lo dicono perché il governo nazionale non vuole stanziare i fondi. E questo è quello che noi abbiamo fatto, e quindi colleghiamo ciò che abbiamo fatto a ciò che dovrà essere realizzato. Ma non si torna indietro sulla partita del reperimento delle risorse per le infrastrutture, non si torna indietro sulla partita per rendere più pulita la nostra regione intervenendo sul sistema dei depuratori, che significa disinquinamento dei fiumi, che significa disinquinamento del mare, che significa più turismo. Non si torna indietro dall'idea, credo che coincida con quella di Pagano, che se tu non fai crescere l'economia, lasci i morti a terra e sono soprattutto i più piccoli. Ora, i cittadini abruzzesi non è che possono essere, come dire, confusi dall'idea che il loro destino sia legato ad una forza politica che secondo loro non deve crescere l'economia perché tanto non cresce l'occupazione. È straordinario quello che ho sentito questa sera. Vediamo allora il centrodestra, le priorità programmatiche che ci illustra il senatore Pagano rispetto alla situazione attuale e rispetto a quello che deve essere lo sviluppo più armonico di questa regione. In parte sono le stesse cose che ho sentito dire al collega D'Alessandro, ma è ovvio che sono le uniche ricette per rilanciare l'economia di un territorio, in particolare
non dimentichiamoci che la regione Abruzzo è una regione sì agganciata al sud, ma che in passato ha avuto anche la capacità e ha saputo dimostrare di potersi agganciare all'economia del nord. È ovvio che perché l'economia funzioni, perché vi sia attrattività e competitività delle aziende e delle imprese della nostra regione o di quelle che volessero insediarsi nella nostra regione, e quindi per essere competitivo il territorio tu innanzitutto devi lavorare sulle infrastrutture. Quindi infrastrutture significa porti, aeroporti, significa anche autostrade. Non si capisce per quale ragione, per esempio, la terza corsia debba arrivare soltanto fino ad Ancona e non debba proseguire per esempio in Abruzzo. Per quale ragione l'alta velocità, che piace molto qua ai 5 Stelle, lo dico ovviamente ironicamente, non debba per esempio percorrere anche l'asse adriatico e soltanto quello tirrenico. Quindi queste sono le verità: l'allungamento dell'aeroporto, la possibilità di accedere anche a livello ferroviario fino all'aeroporto, il porto di Ortona, che può essere davvero fondamentale. Quello che non c'è stato purtroppo in questi anni, al di là di quello che viene affermato, la capacità di acquisire fondi, è che noi come livello di spesa dei fondi europei purtroppo siamo considerati invece un fanalino di coda. Questo è il dato purtroppo. Questo è un punto debole per tante regioni. Poi è ovvio che è un problema anche di natura culturale. Se noi non riusciamo a rendere attrattivo, facilmente raggiungibile questo territorio, si è parlato per esempio della Fondovalle, di come per esempio tutto il polo industriale della Val di Sangro possa, come dire, avere anche capacità di smistamento delle merci. È evidente che le infrastrutture, non aggiustare soltanto le strade e togliere le buche che andrebbero tolte a Roma, per esempio, ma non è solo quello, che è anche quello, perché noi abbiamo delle aree interne che sono totalmente abbandonate e che andrebbero riqualificate. Chiaro che il turismo, rispetto anche al disinquinamento dei fiumi e conseguentemente del nostro mare, è fondamentale. Noi abbiamo la possibilità di spingere di più sul turismo invernale come su quello estivo, con le nostre coste meravigliose, abbiamo dei parchi meravigliosi che già qualcosa producono in termini di prodotto interno lordo, però è evidente che se tutto questo non accade non vi sarà interesse nemmeno ad insediamenti su questo territorio, e che i nostri stessi imprenditori, quelli abruzzesi addirittura, siano stimolati ad andare altrove ad investire. Queste sono le capacità attrattive di questa regione, si viene a stimolare in questo modo qui un atteggiamento moderno, non certo rivolto verso il Medioevo, la famosa decrescita felice che è stata citata poco fa. Noi dobbiamo andare avanti, non indietro. Il problema è che gli abruzzesi percepiscono che non siamo andati avanti, ma siamo rimasti fermi al di là dei proclami che abbiamo ascoltato. La verità è che purtroppo questa percezione non c'è, la verità è che i nostri giovani non trovano lavoro qui, la verità è che i nostri giovani purtroppo, anche se sono validi, sono qualificati, sono laureati, addirittura hanno fatto anche formazione di alto profilo, sono costretti ad andare fuori da questa regione. Noi in questo momento non siamo in grado di dare un futuro. Ecco, noi dobbiamo mettere in rete invece questa regione per farla tornare ad essere quella che è stata anche, perché questo c'è da dire. Poi io rivendico, visto che veniva detto che non è stato fatto nel periodo in cui il centrodestra ha governato con Chiodi questa regione, noi quella regione l'abbiamo risanata, altro che ci è stata consegnata, che era una regione commissariata per la sanità e veniva considerata una regione carogna rispetto alle altre. L'abbiamo riconsegnata ad Alfonso, che invece che vinse per tutt'altri motivi, per ragioni esogene, e quella era l'ondata di Renzi del 40% alle europee, si votò nello stesso giorno. I motivi furono altri della vittoria dell'epoca, ma in quegli anni fu risanato. Il centrodestra vuole in più ridurre la pressione fiscale. Se noi non riduciamo la pressione fiscale agli imprenditori e alle famiglie, come pensiamo che possano aumentare i consumi? Non dobbiamo dare mance o peggio ancora elemosine. Questa è una competenza del governo nazionale, però. Ecco. È una competenza del governo nazionale. Gianluca Ranieri, su due temi. C'è anche tassazione a livello regionale e locale, sì. E noi già ai tempi di Chiodi la riducemmo, quindi si può fare anche a livello regionale la riduzione della pressione fiscale. E aumentò anche per effetto del piano di rientro dal debito sanitario, ovviamente. No, non nel periodo di Chiodi, quello precedente, con Del Turco. Quello precedente. No, non volevo confondere, era un dato di fatto, certo il periodo è diverso. E io proprio di sanità vorrei parlare con Gianluca Ranieri.
rispetto alla situazione attuale del sistema sanitario abruzzese, certo, e di un altro elemento, il contrasto alla povertà, perché ormai è un dato crescente, la povertà aumenta in tutte le regioni e anche in Abruzzo. Nel programma del Movimento 5 Stelle cosa c'è rispetto a questo? Prego, deve replicare. Il collega, prima di tutto, per forza, il collega prima ha detto una cosa che, cioè, voglio dire, lui parla delle azioni da fare in Abruzzo, hanno avuto 5 anni. Cioè, 5 anni senza fare nulla, anzi distruggendo dove era possibile, per esempio, i trasporti abruzzesi. Per esempio, le parlo dei trasporti perché lui è stato delegato ai trasporti. Comunque, al di là di questo, quello di cui questi due signori parlano è una crescita di cui non hanno idea, perché non hanno conoscenza di come funzioni, ripeto, l'economia moderna. Quando questi due signori parlano di crescita delle grandi imprese. Che cosa fanno le grandi imprese per produrre di più e a più basso costo? Dove scaricano i loro costi? Sulla manodopera. Sui lavoratori. Quindi una crescita che punta alle grandi imprese è una crescita che fa crescere il lavoro? Beh, però mi faccio osservare una cosa. Occorre investire sulla risorsa locale. Quindi dare la possibilità della nascita di nuove imprese, dare la possibilità alle imprese locali di crescere, questo sì, ma le imprese locali che fanno lavoro sul territorio, che creano lavoro sul territorio, non le grandi imprese. Noi in Italia in generale abbiamo investito sulla domanda esterna in periodo di crisi. Questa domanda esterna adesso si sta riducendo, e arriviamo alla questione povertà, si sta riducendo perché c'è una guerra di dazi internazionale. Quindi nel momento in cui si riduce la domanda esterna, chi esportava esporta meno, anche se è cresciuto da un punto di vista del PIL. Questo però riduce la possibilità nostra di stare bene, di vivere bene, perché la domanda interna è quella che invece va sostenuta ed è quello che fa poi il reddito di cittadinanza. Che cosa vogliamo fare, a parte il reddito di cittadinanza, ma che cosa vogliamo fare per contrastare la povertà? Chi è povero? Non è povero quello che non ha i soldi, è povero quello che non ha i beni essenziali della vita. Questi beni essenziali della vita non sono soltanto una questione di soldi, sono una questione di servizi che dai a tutti. Sono una questione di possibilità di procurarsi quello di cui si ha bisogno. Mi spiego? Quindi non dobbiamo parlare di crescita così, come un dato di fatto. Non è un dato di fatto, dipende che crescita fai. Noi vogliamo la crescita, ma vogliamo una crescita sana, che crei lavoro sul territorio. Per quanto riguarda la sanità, questa regione non è stata in grado di opporsi a certe scelte del governo, che era il governo di centrosinistra. C'è stato il DM 70, il cosiddetto decreto Lorenzin, e noi ci siamo acquattati a quel decreto, senza opporci dove era necessario. Noi siamo una regione particolare, fragile, dove ci sono dei territori che non hanno la possibilità di stare senza presidi sanitari, anche se quei presidi sanitari non hanno i numeri, per così dire. Abbiamo chiuso 5 ospedali, dopo quelli che aveva già chiuso il centrodestra ne abbiamo chiusi altri 5, ne stiamo chiudendo altri 5. Ma perché? Perché noi non abbiamo fatto quella battaglia lì, con il governo, cosa che questa regione farà col suo stesso governo, e la sta già facendo, se sarà la nostra regione. Noi la faremo, e faremo in modo che quei presidi che vengono chiusi oggi, che si cerca di chiudere oggi, restino, perché per noi è importante il territorio, quello che dicevo prima, la risorsa locale. Noi dobbiamo investire su quello. Lo ha detto in maniera chiara. Invece, sulla sanità, Camillo D'Alessandro, questo sistema, insomma, non piace molto, però non dobbiamo dire che comunque è sufficientemente attrezzato per curare, anzi ci sono punte di eccellenza, e lasciatemi citare Teramo, per esempio, quello che conosco di più. Che bisogna fare su questo sistema sanitario? Allora, c'è una gigantesca questione non risolta, perché io non faccio propaganda su tutto, ma che abbiamo creato le condizioni per risolvere. La gigantesca questione non risolta in Abruzzo sono le liste d'attesa, che sono diminuite, ma che comunque non sono diminuite abbastanza per rendere il servizio efficiente. Ma noi siamo partiti
dal commissariamento della sanità e siamo usciti dal commissariamento della sanità durante questa legislatura, non durante la legislatura di Pagano. Durante questa legislatura siamo usciti dal commissariamento della sanità. Durante questa legislatura siamo usciti dal commissariamento della sanità. Non quindi, per quello che è stato quindi, fatto prima. Quindi, no, per quello che ha fatto l'assessore Paolucci, siamo usciti dal commissariamento della sanità. Invece di chiusura abbiamo lavorato per le riconversioni, però c'è un tema che ha sollevato Ranieri. E cioè lui dice: l'impianto di riforma della sanità si basa su un decreto, il famoso decreto Lorenzin, DL70. Bene, loro stanno al governo da mesi, perché non lo cambiano? Perché venite a dire le buffonate? Perché non cambiate il DL70? Voi siete maggioranza, avete il ministro della salute. Perché il ministro della salute non cambia il DL70? E se cambia il DL70 le regioni possono avere più margini di manovra. Non solo non lo cambiano, i cittadini devono sapere, vattela a studiare, che dentro la manovra economica nella relazione, come sa esattamente il senatore Pagano, tra gli obiettivi programmatici sulla sanità, sa che cosa sta scritto? Piena attuazione del DL70. Chi lo ha scritto? Il ministro della sanità. Chi è il ministro della sanità? Il ministro dei 5 Stelle. I 5 Stelle in Italia, al governo, dicono di andare avanti col DL70 decreto Lorenzin. Qui in Abruzzo i 5 Stelle fanno finta di dire il contrario. Ora stanno loro al governo. Se il DL70 doveva essere combattuto, bene, ora stanno al governo, perché non lo cambiano? Perché non l'hanno cambiato? Perché hanno scritto su una manovra addirittura che si deve dare piena attuazione? E cerco di venire sempre preparato alle trasmissioni, perché poi il racconto, la narrazione che si fa qui, piena di luoghi comuni, poi si scontra il fatto che loro stanno governando e c'hanno il ministro della sanità. La devo fermare perché non c'è tempo per le repliche, il tempo è finito, però fuori tempo massimo voglio dare l'opportunità a voi tre di esprimere un appello al voto. Ecco, allora chiedo a Nazario Pagano perché gli abruzzesi devono votare la lista di Forza Italia che lei ha messo in piedi e rappresenta, perché automaticamente devono dare il voto a Marco Marsilio. Allora, io ovviamente mi auguro che in questa regione si possa cambiare, si possa cambiare per il meglio. Le uniche ricette che noi riteniamo possano essere utili per far tornare il lavoro in questa regione e per dare spazio a tutte le esigenze e necessità della popolazione abruzzese è quella di far vincere Marco Marsilio, quella di dare ovviamente spazio, sponda e fiducia ai nostri candidati di Forza Italia. Sono coloro i quali hanno certamente competenza ed esperienza da mettere a disposizione del popolo abruzzese. In questo modo vi sarà certamente un futuro migliore per il popolo abruzzese. Benissimo, 30 secondi anche al Movimento 5 Stelle, a Gianluca Ranieri, perché gli abruzzesi devono votare la lista, l'unica lista collegata a Sara Marcozzi, candidata presidente del Movimento 5 Stelle. Perché gli abruzzesi possono scegliere per una volta di cambiare. Li avete testati, si sono alternati destra e sinistra, quelli che dovrebbero essere destra e sinistra, si sono alternati al governo della regione Abruzzo da sempre e non mi sembra che la situazione sia andata migliorando per gli abruzzesi, anzi è andata peggiorando di volta in volta. E una delle definizioni di follia è fare sempre la stessa cosa attendendosi un risultato diverso. Ora, se per caso gli abruzzesi vogliono fare di nuovo la stessa cosa che hanno fatto negli ultimi 40 anni, poi non potranno attendersi un risultato diverso, possono cambiare, possono fare una cosa diversa e sperare, anzi essere sicuri, che noi faremo cose diverse al governo di questa regione. Onorevole Camillo D'Alessandro, perché gli abruzzesi devono dare un voto di preferenza alla lista del PD che lei rappresenta e ovviamente al candidato presidente Giovanni Legnini? No, innanzitutto a Giovanni Legnini, perché è su questa partita innanzitutto un abruzzese. Innanzitutto uno che ha vissuto, che in modo dignitoso e riconosciuto da tutti fino ad arrivare al vertice dello Stato, essendo il vicepresidente Stato, il numero due del presidente Mattarella. Conosci i problemi, dall'altro ci abbiamo. La decrescita felice che ci è stata descritta oggi dal collega dei 5 Stelle, secondo il quale addirittura le grandi aziende devono chiudere, per cui dovrebbe chiudere anche la Sebel, secondo lui, se non serve all'economia, e che ci lavorino 5-6 mila persone non serve a nulla con tutto l'indotto. Dall'altro noi abbiamo
uno sconosciuto non abruzzese che non conosce l'Abruzzo, tal Marsiglio, definito tale non da me ma dal senatore Pagano solo qualche giorno fa. Allora abbiamo la possibilità di concentrarci sulla coalizione Abruzzo, all'Abruzzo, agli abruzzesi. Prima la Lega diceva vengono prima gli italiani, in questo caso vengono prima quelli di Roma sull'Abruzzo, però va bene, cambia tutto. Noi vorremmo che i cittadini si concentrassero sui programmi e sulle persone. Se valutate la professionalità e la capacità di Giovanni Legnini, credo non ci siano dubbi. Benissimo, finisce qui questa nuova puntata di Moby Dick. Ringrazio gli ospiti, ovviamente, Nazario Pagano per Centrodestra Forza Italia, Camillo D'Alessandro per il PD e il centro-sinistra e Gianluca Ranieri per il Movimento 5 Stelle. Voglio ricordare per correttezza che in lista nella competizione c'è anche Casa Pound, che quando prima avremo anche un suo rappresentante. Io vi ringrazio, vi voglio ricordare da subito che venerdì prossimo avremo il confronto fra i quattro candidati presidenti, quindi non mancate. Questa puntata andrà in replica stanotte a mezzanotte e domani alle ore 13. Grazie a tutti e buonanotte da Moby Dick.